Domenica prossima la Valtarese se la vede ancora in trasferta con il Fontana Audax che occupa l'ultimo posto della classifica con 0 punti. Dopo la straripante vittoria 4-0 nel recupero di mercoledì, i ragazzi di Setti sono chiamati a confermare quanto di buono messo in mostra, ma dovranno guardarsi dalla fame di punti dei padroni di casa che vorranno riscattarsi dalle figuracce fatte in campionato. Una partita quindi da non sottovalutare, tanto più che il Fontana in Coppa ha ottenuto significativi risultati passando con pieno merito alla seconda fase. Mister Setti recupera Filippo Bertorelli che, dato il prolungarsi dell'assenza di Capitan Bozia, è uomo fondamentale sia per esperienza che per capacità realizzative. Il nostro pronostico è pro Valtarese con qualche remora, quindi X2. In prima categoria l'incerottato Borgotaro affronta al Capitelli il gotico Garibaldina, due squadre queste che hanno entrambe bucato la prima e quindi si trovano a 0 punti. Il gotico giunge dalla sconfitta in casa per 2-1 con il Fornovo, una sconfitta che le cronache ci dicono del tutto immeritata, mentre gli uomini di mister Borzoni sono reduci dalla bruciante meritata sconfitta nel derby con il Bedonia. Il rientro di Moise dovrebbe portare più concretezza in casa valligiana e quindi speriamo anche un po' di gol. Il pronostico è incerto, X. Il Bedonia ha rotto freno e chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nella prima di campionato 4-0 al Borgotaro e nell'ultima in Coppa Emilia 3-1 al Fornovo. Gli uomini di mister Sipone quest'anno hanno tecniche e qualità e se si trova la giusta amalgama e un po' di continuità il Bedonia potrà dire la sua per le prime posizioni, tanto più che il mister ha a disposizione giovani di talento come Garzi e Squeri che stanno dimostrando grande carattere e notevole fiuto in zona gol. Il rotto freno, temibilissimo in casa, viene da una sconfitta di misura in quel di Bobbio e quindi vorrà subito riscattarsi, ma prevedibilmente si esporrà ai veloci contropiedi dei valligiani. Il pronostico è tutto per il Bedonia. 2. In seconda categoria è in programma il derby della Valtaro Valceno con Piano Bardi. Il Compiano è reduce da un sofferto pareggio in quel di Felino, mentre il Bardi ha perso in casa con il Ghiare una partita condizionata da un grave errore arbitrale che ha indotto la squadra di mister Carretta a presentare ricorso. Il Compiano dovrà fare a meno di Riccardo Mori squalificato e forse anche del fratello che si va ad aggiungere agli altri infortunati Bosi e Ferrari. Una difesa decimata, quella di mister Chiolerio, che però recupera il bravissimo Besagni al rientro dopo un breve periodo di ferie. Il Bardi, dal canto suo, dovrà fare a meno per infortunio del duo Losa-Belli e quindi si troverà a dover giocare questo importante derby senza i due uomini più rappresentativi dell'attacco. Toccherà ad Emanuelli, fino all'anno scorso capitano del Compiano, cercare di far male alle Porati e compagni. D'altra parte siamo sicuri che il grande ex sarà guardato a vista da tutti i giocatori di mister Chiolerio che conoscono molto bene le sue grandi capacità tecniche. Non è difficile immaginare che questa sarà una partita nella partita che divertirà sicuramente gli spettatori di entrambe le squadre. Viste le assenze, il pronostico è tutto per il Compiano. 1. Il Solignano se la vedrà con il Real 2010 che ha perso la prima e che dovrebbe essere la vittima sacrificale per Taverna e compagni. Quest'anno il Solignano ha una rosa di tutto rispetto e secondo tutti gli osservatori è sulla carta una delle squadre candidate alla promozione. Il pronostico è tutto per il Solignano. 1. In terza categoria il Felegara, dopo la bella vittoria in trasferta per 3-0 con la Coppa Nord-Est, affronta il Sala che ha regolato con molta fortuna il Valgotra. Una partita molto incerta tra due formazioni che si sono molto rinnovate, che però il Felegara deve assolutamente vincere, tanto più mister Cassini recupera ben 3 titolari. Il pronostico è tutto per il Felegara. 1. Il Valgotra deve riscattare la mare sfortunata sconfitta di domenica scorsa e lo dovrà fare contro il Sissa, uscito sconfitto in casa contro gli albanesi dello Skanderbeg. I ragazzi di Cacchioli devono trovare più continuità in zona gol, perché se Devoti ha fatto sempre il suo e qualche volta anche di più, l'altro puntero Bassolino in questo inizio di stagione è un po' mancato. Il pronostico è tutto per il Valgotra. 1. La Varanese, uscita a pezzi dal match con il Bassa Parmense, cercherà di rifarsi contro l'Astra, che nella prima di campionato ha battuto il forte Madregolo con un perentorio 3-1. L'Astra, retrocessa dalla seconda, ha mantenuto l'impianto dello scorso anno e quindi è squadra ostica ed esperta, che però ha nel nervosismo il suo limite maggiore. La Varanese recupera tutti gli effettivi, domenica scorsa aveva ben 8 giocatori all'Oktoberfest e quindi nonostante questa buona notizia per mister Dattaro, il pronostico pende a favore dell'Astra. X2.